In questo video imparerai ad accompagnare una melodia da questo livello a questo livello. Se pensi che ci vogliano 10 anni di conservatorio per arrivare a fare quello che hai appena visto, beh, sappi che non è assolutamente così. Certo, se vuoi portare ai massimi livelli la tecnica dell'arpeggio, che è quella che abbiamo usato per accompagnarci in questo caso, ovviamente dovrai studiare un po' di più di un semplice video di YouTube. Ma dato che questo video non ha l'intento di mostrarti come portare ai massimi livelli la tecnica dell'arpeggio, sappi che puoi, con il piccolo esercizio che ti sto per mostrare, raggiungere questo tipo di suono. Saper accompagnarti arpeggiando con la mano sinistra. Quindi non useremo gli arpeggi per moto retto che sono. Fatti in questo modo. Ma useremo gli arpeggi ribattuti che sono fatti invece in questo modo. Hai notato la differenza? Tu ripeti la nota da cui sei partito, quindi cosa sono questi arpeggi ribattuti? Detto in termini molto stringati, sono accordi suonati su due ottave in cui la nota fondamentale viene ribattuta. Quindi scegli un accordo, ce ne sono diversi, se ci limitiamo alle sole triadi, sono 12 sostanzialmente, quindi hai Do maggiore, Do diesis maggiore, Re maggiore, Mi bemolle maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, Fa diesis maggiore, Sol maggiore, La bemolle maggiore, La maggiore, Si bemolle maggiore e Si maggiore. Se prendiamo Do maggiore, che è il primo di tutti questi 12 accordi che hai visto, beh, arpeggiando Do maggiore otteniamo questo, con la tecnica dell'arpeggio ribattuto. Se ci metti un pochino di pedale, viene un effetto che sembra da professionisti, ma in realtà non sto facendo altro che spezzare un accordo, spostarmi sull'ottava successiva e così via. Quindi cos'è importante mentre studi questo tipo di tecnica? È importante che tu non faccia movimenti che non sono necessari. Come vedi, si tratta di un semplice spostamento delle due mani verso l'accordo successivo. Quindi lo spostamento dovrà essere orizzontale, non fare, perché non serve assolutamente a nulla. Quello che dovrà essere nella tua testa è questo: primo accordo, secondo accordo. Quindi, come fai a praticare questa tecnica? Ti metti qui al pianoforte e inizi a cercare di ridurre a zero i movimenti di aggiustamento che compi per passare da un accordo a quello successivo. Quindi, se io da questo accordo, per passare a questo accordo, faccio questo, ecco, sono molto lontano dall'eseguire l'arpeggio. Se invece da questo accordo, faccio questo o ancora meno questo, beh, sono molto vicino al fare questa cosa qui, che è il nostro obiettivo finale. Ma ti chiederai, a cosa mi serve questo? Fondamentalmente io ti ho visto suonare tantissimi accordi diversi, quindi cosa devo fare? Devo conoscere tutti gli accordi e tutti gli arpeggi per potermi accompagnare in questo modo qua? Beh, in realtà devi conoscere semplicemente alcuni pattern armonici. Per esempio, nell'improvvisazione che ti ho fatto all'inizio, che spero di ricordare, forse non era esattamente così, ma credo che il senso sia passato. Noi abbiamo usato un accordo di Do minore, arpeggiato ovviamente. Poi ci siamo spostati su un accordo di Si bemolle maggiore. Quindi cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente primo grado di Do minore, poi settimo grado maggiore di Do minore. Poi, se non sbaglio, siamo andati sul sesto grado maggiore.
e poi sul quinto. Quindi come successione è anche abbastanza semplice. Primo, settimo, sesto, quinto, sono in ordine. Quindi una volta studiata questa successione, e la puoi studiare anche come accordi, per esempio. Ripeti un po' di volte. E poi provi a suonare soltanto una nota nella mano destra, quindi come se fosse una melodia, e nella mano sinistra ad arpeggiare. In questo modo stai abituando le tue mani ad avere una melodia nella mano destra e un accompagnamento nella mano sinistra arpeggiato. Ti dicevo, non serve conoscere tutti i passaggi armonici di tutte le varie tonalità. Gli accordi sono pur sempre quelli che costruiamo su tutti i vari tasti del pianoforte, quindi Do maggiore, Do diesis maggiore, Re maggiore, Mi bemolle maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, Fa diesis maggiore, Sol maggiore, Do bemolle maggiore, La maggiore, Si bemolle maggiore, Si maggiore. Perciò ragiona un attimo sulla struttura delle tonalità. Prendiamo Do maggiore, per esempio. In Do maggiore, se noi conosciamo primo, quarto e quinto grado, abbiamo già un bellissimo giro armonico, perché sono tutti accordi maggiori. Quindi se tu avrai studiato questo esercizio, che non è altro che tutte le triadi maggiori sui 12 gradi della scala cromatica, beh, saprai suonare quegli accordi, quindi primo grado, quarto grado, quinto grado, primo grado. Dalla nota riuscirai a risalire, dato che sono tutti accordi maggiori, riuscirai a dire, bene, il primo grado di Do maggiore è Do, ok, ci posso mettere sopra un Do maggiore. Il quarto grado di Do maggiore è Fa, bene, ci posso mettere un Fa maggiore, perché tanto il quarto grado è maggiore in tutte le tonalità maggiori. Il quinto grado è Sol, bene, ci posso mettere un Sol maggiore. L'ho studiato. Questo è Do maggiore, lo avevo studiato, Fa maggiore, lo avevo studiato e Sol maggiore, lo avevo studiato. Quindi, come suonerà questa cosa qui? Abbiamo fatto altro che usare gli accordi maggiori che abbiamo studiato facendo questo esercizio. Si possono studiare anche gli accordi minori facendo questo esercizio, quindi invece di Do maggiore suoneremo Do minore. Quindi Do minore, Do diesis minore, Re minore, Mi bemolle minore, questo in realtà lo puoi chiamare in vari modi, come molti altri di questi accordi. Mi minore, Fa minore, Fa diesis minore, particolarmente difficile da ricordare. Sol minore, La bemolle minore, La minore, Si bemolle minore. Anche questo non è particolarmente facile da ricordare. Si minore e si ritorna su Do minore. Se fai questo tipo di pratica, hai anche gli accordi minori, quindi puoi iniziare ad accompagnare anche melodie nel modo minore. Per esempio, noi sappiamo che in tutte le tonalità minori il primo grado è minore, il quarto grado è minore. Il quinto invece è maggiore. Allora, se tu sai che in Do minore il primo grado è Do, il quarto è Fa e il quinto è Sol, bene, sai che sul Do dovrai metterci la triade maggiore. Do maggiore. Sul Fa dovrai metterci quella minore. Fa minore. Sul Sol dovrai metterci quella maggiore. Sol maggiore. Proviamo l'improvvisazione. Facciamo sempre primo, quarto, quinto, quindi passiamo al quarto. Questa successione, primo, quarto, quinto grado, noi all'inizio l'avevamo un pochino complicata, cioè avevamo usato primo, settimo maggiore, sesto e quinto. Allora sappi che in tutte le tonalità minori, se usi questo giro armonico, ti puoi muovere tranquillamente. Proviamo a fare la stessa identica cosa utilizzando per esempio Re minore. Funzionato perfettamente. Abbiamo usato primo grado minore, settimo che è maggiore,
questo non lo dobbiamo assolutamente usare, perché qui siamo per semitono. Abbiamo usato poi il Si bemolle maggiore, che sarebbe il sesto grado, poi il quinto grado, che torna su Re minore. Quindi questo semplice giro armonico ti permette di uscire dai, diciamo, dal primo, quarto, quinto, primo, che è il giro tradizionale, ed iniziare a usare il tuo arpeggio per acquisire una certa familiarità con pattern armonici un pochino più complessi, accompagnare la tua melodia in modo più ricco, perché l'accompagnamento della melodia si basa su due principi fondamentalmente, che sono un principio di tensione e uno di distensione. Nei momenti tensivi, teoricamente, tu dovresti usare, o meglio, nei momenti enfatici, nei momenti in cui c'è un'enfasi nella musica, dovresti usare delle note nella melodia che sono anche nell'accompagnamento. Quindi, per esempio, all'inizio di un pezzo, che è un momento importante, userai nella melodia una nota che fa parte dell'accordo. Perché se io inizio un pezzo così, sì, può avere un senso, dà un senso di slancio, ma non ci fa capire chiaramente dove è iniziato il pezzo. Mentre se io in un momento di passaggio uso una nota che fa parte dell'accordo, beh, è abbastanza stucchevole rispetto a fare una nota che invece non fa parte dell'accordo. Questi sono i due principi che più accordi conosci e più riesci a gestire, perché su una nota della melodia ci possono stare moltissimi accordi. Per esempio, se io sono in Do minore e finisco sul Si bemolle, quel Si bemolle io posso accompagnarlo con un accordo, per esempio, di Si bemolle maggiore, che è un settimo grado maggiore della tonalità di Do minore, ma lo posso anche accompagnare con una dominante minore, quindi un Sol minore, che comunque è più raro rispetto a una soluzione, per esempio, di Mi bemolle maggiore, che è un altro modo in cui potrei accompagnare un Si bemolle in un momento tensivo. Per esempio, questo Si bemolle ci sta perfettamente nel Mi bemolle se lo uso in un momento particolare del pezzo, quindi quel tipo di accordo io lo conosco e posso impiegarlo perché l'ho praticato e so che di quell'accordo di Mi bemolle maggiore fa parte la nota Si bemolle. Quindi più accordi conosci e più di quegli accordi puoi usare per accompagnare la tua melodia, se sai che quella determinata nota fa parte di quell'accordo che tu conosci. Quindi spero di esserti stato utile in questo video. Se sì, iscriviti al canale. Noi come sempre ci vediamo nel video del prossimo martedì. Ciao!